ricordiamocelo anche Giovanni, che probabilmente è stata quella la viola che ha dato, ha pagato un tributo importante anche al movimento cestistico italiano, non soltanto per i risultati di club, ma per i risultati nazionali, perché di quella viola facevano parte Cittadini, Lamma e Rombaldoni, che poi hanno contribuito al famoso bronzo di Lulea con la nazionale italiana, che probabilmente iniziò lì la sua ascesa incipiò quella che era la nazionale, e poi divenne dei Pozzecco, dei Basile e via dicendo, diede un nuovo corso. Su Alessandro Giuliani, che lui fosse un grande intenditore di basket, ce ne siamo resi conto tutti subito. Probabilmente anche lui ha avuto l'umiltà di comprendere che in panchina probabilmente servissero altre doti che a lui mancavano, e tutto il suo bagaglio esperienziale, ma soprattutto di conoscenza proprio della nomenclatura e dei volti del basket, perché è un io con Ale siamo rimasti in ottimi rapporti, ci sentiamo spesso anche in fase di mercato, è un grande consigliere peraltro, so anche di Gaetano Bello e di Giovanni Benedetto, e vi posso assicurare che ha un bouquet di nomi soprattutto del mercato statunitense, dei giocatori americani, che è impressionante. Lui riesce a fare schede, riesce a tracciare delle schede di giocatori, avrà 1000 giocatori già scautizzati lui, con pregi, difetti, conosce vita, morte e miracoli di qualsiasi giocatore che è uscito dal college negli ultimi 15-20 anni. Chiedi a Treviglio, ha perso nell'ultimo quarto, diciamo, ha perso un po' la maniglia del match, è sempre stata dentro il match sul risultato di parità, peraltro hanno molto recriminato per due decisioni arbitrali consecutive che hanno avvantaggiato Treviglio, apro e chiudo parentesi, non è una novità per questa stagione, e di conseguenza hanno avuto anche un piccolo contrattempo con infortunio al polpaccio di Cardillo, che resterà, penso, fino all'antivigilia della gara con la Viola, resterà in forze, perché lui aveva avuto un problema al polpaccio, è stato fermo 2 mesi e pare ci sia stato un riacutizzarsi di quell'infortunio che potrebbe metterlo in discussione. Ciò nonostante, Chiedi comunque ha fatto una stagione super positiva, in pochi si aspettavano che potesse stare a ridosso delle posizioni da post-season come è stato finora. La prima è che investire su Ancelotti, come hanno fatto BNB o altre squadre prima, quando era under, era troppo facile, un 2-15, un 2-13, chiaramente lo puoi far giocare o non giocare. Investire quest'anno, che è l'anno invece della sua, diciamo, il secondo anno da senior, è una cosa invece di gran coraggio, ma soprattutto la crescita che ha fatto sto ragazzo dal punto di vista tecnico. Prima era soltanto una pettica che in mezzo all'aria era in grado di stoppare, raccattare qualche rimbalzo, ogni tanto fare un po' a sportellate, ma nei confronti poi con i centri seri pagava sempre dazio. Quest'anno invece ha dimostrato di aver avuto una crescita importante, che ricorda in piccolo un po' quella che è stata la crescita di Ammannato, cioè la verità è che i lunghi, dopo i 22, 23 anni, 24 anni, hanno la loro maturazione anche sotto il profilo nervoso comportamentale all'interno di un match. Questa è avere pazienza sul lungo oggi diventa anche una tappa obbligata, perché non c'è tutta questa grande scelta. Quest'anno la Viola l'ha cercato, inutile che ce lo nascondiamo, Giovanni, poi alla fine non è arrivato, era arrivato Cucci col problema del tesseramento, però oggettivamente lunghi con lo status di italiano a costi contenuti, ma dove sono? Non ci stanno. E tutte le squadre che puntano sui centri italiani, se non prendi il Rinaldi della situazione come la De Longhi Treviso, vai a vedere dove stanno le altre squadre che hanno i lunghi, a parte Foiera, no? La dimostrazione abbiamo avuto, infortunatosi Foiera a Ravenna e calata a picco. Cioè, oggettivamente i lunghi che fanno la differenza o costano assai o ce ne sono talmente pochi che è difficile reperirli sul mercato. Una radiocronaca completa dal 2007 probabilmente.
No, vabbè, è stato emozionante anche perché si è vinto, quindi anche se la partita non è stata bellissima dal punto di vista dello spettacolo nella seconda parte, nella prima parte abbiamo visto pure la splendida schiacciata in 360 gradi e meravigliosa di Eric Rush, tra l'altro primo nella top 10 delle mie reazioni agli highlight della Lega 2. No, è stato abbastanza emozionante, interessante anche perché chi fa la radiocronaca o telecronaca tendenzialmente la segue molto di più rispetto magari a chi la segue per la carta stampata, metto anche me, insomma, certo. Cioè, insomma devi necessariamente stare attento. Ci sono tempi diversi. Tempi diversi, devi necessariamente stare molto attento su tutta, devi raccontare, quindi devi stare attento. È stata molto bella anche perché poi è arrivata questa vittoria davvero strategicamente molto importante per il proseguo del campionato, anche perché in questa seconda parte della stagione vincono tutte praticamente, non si può minimamente abbassare il livello di guardia tra chi ambisce ai playoff e chi ambisce a rimanere comunque a proseguire l'esperienza in Lega 2. Davvero si sono rinforzate tutte quante, quindi sì, un ottimo... lunghi permettendo oggi dire della Silver ho avuto modo di scriverlo a più riprese, sì. Per me la Silver oggi è il campionato più bello che c'è in Italia, ma parto dalla Serie A1 alla Serie C, cioè non circoscrivo solo alla parte semidilettantistica o dilettantistica del basket, perché oggettivamente sarà che sono un romanticone, sono legato romanticamente al basket con tutti gli italiani, sì, con gli stranieri, al massimo ti consento un passaportato e via, perché comunque le squadre giocano meglio. Cioè una squadra di 5 americani non esprime un bel gioco, godibile per chi ama la palla canestro, probabilmente ha più sprazzi di spettacolo, di individualità, però da un punto di vista tecnico-tattico si vedono le squadre in campo più quando ci sono gli italiani, perché sì, in effetti sì, il fatto che ora si vede un po' più di pallacanestro anche in televisione, in effetti il campionato, il massimo campionato di pallacanestro diventa difficile da vedere in Lega 2, Gold, Silver, ma soprattutto più in Silver si sperimenta molto di più. Sì, sì, sì. Quindi c'è più libertà anche di vedere un gioco più veloce. Molti allenatori secondo me devono necessariamente fare di necessità virtù e quindi adattare il gioco anche al budget. Mettiamoci dentro anche la Viola, che praticamente sta giocando tutto il campionato con due soli lunghi effettivi e poi ha dovuto adattare Rush prima, Hazard e via dicendo. Quindi sperimentando di più riesce a vedere anche molte più azioni spettacolari. Insomma. E poi ecco, non nascondo pure io il fatto che dicevo lei, ma penso che sia giudizio unanime, magari non lo dicono ma lo pensano, che in effetti vedere un campionato italiano con inno nazionale con 9 giocatori stranieri diventa un po', con tutto il rispetto per l'amore per la pallacanestro che penso abbiamo un po' tutti qua. Là ci bisogna... è complicata la situazione. Là bisogna stare con il trattato di diritto comunitario da un lato e il buonsenso dall'altro. Purtroppo fino all'era Petrucci, questo mi costa dirlo, sebbene io non è che sia uno dei sostenitori di Petrucci, perché lo vedo sempre, la cosiddetta minestra sempre riscaldata, no? Però oggettivamente chi l'ha preceduto prima ha fatto tutto fuorché utilizzare il buonsenso. Ho utilizzato tutto fuorché il buonsenso, quindi non ho utilizzato i trattati ma non ho utilizzato neanche il buonsenso. E quindi questo il movimento l'ha completamente penalizzato, e il fatto che ci sia ancora un movimento significa che allora è ben radicato nel territorio e rappresenta veramente il secondo sport in Italia. Delle formule della DNA, la partita con le division all'americana, alla fine è stata in continuazione. 5 under, 5 over, poi lì hanno tagliato le gambe a intere generazioni di giocatori, sì. Perché tu considera un caso che Andrea Padova, un caso limite, Andrea Padova era sicuramente uno dei, usciva dalla Fides di Varese, campione under 15, uno dei migliori under nell'anno della Serie B e la Viola. Dopodiché finisce di fare l'under, non trova più collocazione perché si era assestato su un ingaggio che chiaramente gli under buoni su 5 tutti andavano al rialzo, quindi c'erano gli under che erano completamente sopravvalutati rispetto al loro reale valore. L'anno dopo, chiaramente, chi non si sa adeguare esce fuori al giro e non va a giocare neanche in Serie C. E quindi lì
impedisce anche il cambio generazionale, certo. Perché comunque vai a bloccare completamente 2-3 annate, fermo restando che poi c'è il caso, quello che chiamo il caso Fontecchio. Fontecchio, tutti i 92 sono stati molto penalizzati, perché rispetto alla normale evoluzione delle generazioni under, per accelerare la riforma, l'anno scorso hanno messo 2 anni in uno, quindi i 92 sono diventati senior anziché fare l'ultimo anno di under, e questo li ha penalizzati anche dal punto di vista della carriera, perché nel momento in cui tu metti un premio under nelle squadre, è chiaro che avere un conto è avere un Fontecchio under, un conto è avere un Fontecchio senior. Lo scorso anno quello che riuscì a fare la Viola, anche in questo quasi un po' quasi vanificato, un miracolo che riuscì, certo, a fare la Viola lo scorso anno, e sta tentando comunque in tutti i modi di riproporre anche quest'anno, cioè ricreare anche un gruppo di atleti che ti consentono di far tornare quell'entusiasmo legato a un gruppo di giocatori come fu, parafrasando appunto lo slogan di quest'anno, appunto riprendiamoci la storia, eccetera, il segreto di quella Viola tra gli anni 80 e gli anni 90, appunto la creazione di un gruppo anche per affezionarsi, certo, al giocatore. Un zoccolo duro. Un zoccolo duro che ti mantenga alta la tensione, che accolga bene il nuovo arrivato, che sia abbastanza motivatore durante la stagione. Ma comunque, insomma, ci auguriamo che il tutto ritorni meno, perché un po' come dicevi Valerio, il fatto della minestra riscaldata, sì, Petrucci, però anche poi il resto, Lega e gli stessi altri componenti della federazione devono metterci anche perché c'è tutta questa incognita del prossimo anno, e ci auguriamo ovviamente che questo benedetto campionato decolli, anche perché la passione per questo sport c'è, è quella che sta salvando davvero la pallacanestro. Sì, è figlia della situazione italiana, dove è difficile poter programmare qualcosa che vada oltre il domani, cioè io oggi riesco a programmare il domani, ma il dopodomani io non ho uno sguardo talmente lungo, non sono così lungimirante da prevederlo. Oggi la pallacanestro deve fare questo, cioè fissare una regola, da qui a 5 anni voglio essere questo, e non cambiare più le regole, non che a luglio ci sono 4 retrocesse, a settembre però forse facciamo 2 gironi, siamo ad aprile, ancora non sappiamo tra 2 mesi le squadre, che tipo di squadre devono approntare, che tipo di budget devono affrontare, se ci sarà un girone meridionale dove la Viola ha dei costi logistici di solo pullman, o se c'è un girone nazionale tagliato longitudinalmente dove devi fare comunque le trasferte tutte in aereo. Allora queste le società che devono provare, ecco perché poi scompaiono, perché non hanno possibilità di formare un budget. È un budget che deve partire in termini di spesa da luglio. Quando lo vuoi formare se non ad aprile? Ma se siamo qua a metà aprile ancora non sappiamo dove si deve giocare e con chi si deve giocare, ma di che cosa stiamo parlando?